tutto il percorso è stata una grande emozione. Forse il momento più emozionante è stato quando ho perso la gamba in diretta. Lì veramente ho tremato, è stato il momento in cui mi sono emozionata di più, perché poi non sapevo come avrebbe reagito lui, è andata bene, siamo riusciti comunque a sdrammatizzare un momento che poteva diventare difficile da gestire, quindi ha prevalso il sorriso. Io non so cosa ci ha permesso di vincere, penso che, spero che la nostra energia abbia bucato i teleschermi e sia arrivata sui divani della gente, perché poi alla fine ci hanno premiato da casa, quindi insomma la vittoria è dedicata a loro, però credo che sia stato questo, non lo so, cos'altro può essere stato? Ma il fatto che probabilmente all'inizio nessuno immaginava che Giuse potesse arrivare a questi livelli. Invece ci è arrivato, ha ballato benissimo, ci abbiamo messo il cuore, ci siamo trovati sin da subito ed eravamo una bella coppia, dai, siamo una bella coppia. Sì, sì, e le gambe le ho mosse però, alla faccia di tutti quelli che dicevano che mi volevano agevolare, fosse stata per la giuria sarei stata fuori già da mo'. Rifarei esattamente tutto così come l'abbiamo fatto, però il maestro è lui, tu cambieresti qualcosa del nostro percorso o rifaresti tutto? Nel momento del lancio della gamba qualcuno l'avrei preso, a parte quello, perfetto. Io sarei stata felice se avesse vinto Andrew, è stata una finalissima bellissima perché siamo molto amici, due sportivi, ci siamo presi da subito, lui è molto bravo, quindi io ero già felice quando ho capito che eravamo io e lui. Bravo ragazzo, una bella persona davvero, sì. Io ero felice già, gliel'ho detto no, prima di iniziare il round, il ring anzi, prima di iniziare il ring gli ho detto proprio io sono già felice così. Certo, adesso la ciliegina sulla torta, ma io guarda, avevo già vinto la prima puntata, quando ho messo i tacchi e non sono caduta, per me io avevo già vinto lì. Arrivare qui è stata una sorpresa, non ci credevo, non ci credo ancora, è merito suo. Grazie, ciao. Ciao.